E la ciurma, io sono Mazzetta e benvenuti in quello che dovrebbe essere il 40° episodio di Expeditions Viking. Allora, dopo una buonanotte, dopo aver sistemato un po' la gente, ho provato tutti almeno 175 spesi e li ho fatti migliorare dell'attributo più importante che avevo messo in focus. E qua come costruzione ho messo a costruire l'upgrade di questo, perché dovrebbe esserci solo 4 giorni. Per cui va bene, aumenta un po' la prosperità. Dopo credo che faremo qualcosa invece di. Allora, di combattimento, diciamo. Allora, 20 di legno. 20 di legno, andiamo a. Ok, non sono più well rested, ma ci sta. Devo cercare di capire come occuparmi di lui. Bene, ah, tra l'altro Roscoe l'ho aumentato, aumentandogli i heal, adesso cura anche di più in combattimento. Ho messo anche alcune cose di combattimento giusto per arrivare a 175, per cui dovremmo anche essere messi un po' meglio. Ah, vedo tanti scudi qui. Con un block 53%, però è un block 61%. Allora io direi che tu potresti fare un carica su di lui. Ok, ha assorbito tutto, però niente. Immaginavo. Anche lei ho messo carica, sì, per cui. Ha assorbito tutto. Ci posso fare. Posso lanciare prima la pietra. Lui non ha carica, per cui direi. Aspetta, lui riesce ad arrivare laggiù in fondo o no? Lui ha carica, no. Allora facciamo così. Beh, faccio andare me medesimo qua, direi. Lancerei la pietra. Poi, visto che ho il bonus, contro gli Harried. Lo attacco con un Reckless. Ok, molto buono. Ah, lui mi è abbastanza inutile. Lo mando qua per ora. A Slave. Roskva anche abbastanza inutile. La tengo qua dietro per ora. Possiamo fare un demoralizza? Facciamo demoralizza. Ah, questo devo ricordarmi di usarlo, Death Blow. Contro gli stunnati. Ok. Ha demoralizzato solo quei due in realtà. Ma questo è in cover, questo è in cover. Allora, se vado qua. Dovrei avere visibilità, vero? Su lui 87 e l'altro è in cover. Andiamo qua allora. Ah, cavolo, niente, c'era lo scudo effettivamente. Ah, lo cura dal demoralizzato. Aia. Stunnati. Bel danno che ha fatto, porca miseria. Allora, purtroppo posso curarti, ma non posso risvegliarlo. Quindi prenderà di nuovo dei danni. Allora, però lui dovrebbe poter fare il quick shot. Solo 31, aspetta, facciamo che fare prima. Spotted.
56. Ci proviamo. Ok, uno è andato. E l'altro è andato, ottimo. Molto buono così, ce ne hanno uno in meno. Andato, quello non poteva muoversi perché perché avevo fatto l'attacco Reckless Strike prima. Questo è stunnato, lei è stunnata. Lui no, ma dubito che possa fare qualcosa. Se non tirare una pietra. Che mandarlo comunque qua a fini di accerchiamento. Aia! You think that was a strong hit? Cosa gli cura, scusa, lo scudo? Ah no, gli ha tolto Harried. Ah! Malino! Allora, direi. Tiro una pietra a questo e poi lo attacco. Ketil, farei il doppio. 73, molto buono. Però c'è lo scudo quello. Allora, andiamo su lui. Ok, vada. Ok. Il ragdoll dove l'ha sparato? Vada con questo. Ok. Tu Nefia dovresti riuscire a tirarlo giù, ottimo. Allora facciamo che curo me per andare in là. Rosk va a tornare là dietro, che non si sa mai. Ah, ma tanto dovrei gestirmela. Ok, ottimo. Mareu, seccato proprio. Ok, ottimo, stanno tutti bene. Allora, vabbè, tanto qua. Bed shelter, vabbè, allora, carne a tutti. Cos'è che... No, nulla, stanno tutti bene così. Witchcraft, cosino. Tanto ho aumentato il guard e sembra che adesso uno da solo di loro dovrebbe fare tipo 85%. Se metto lui a dormire e... infatti è 85%, per cui sarà sempre più facile... Quando avrò qualcuno a 5 di guard, basterà tenere lui tutti gli shift e sarà perfetto così. Tra l'altro qua, appunto, ne ho... Questi sono già sfalsati. Ok, tengo i miei giusto per avere il 95%, però tra un po' non sarà più necessario questo, spero. Preserving 19, guarding 95, gli altri fanno scout. Va bene. E anche di hunting ci porteranno tanto di quella carne perché ho aumentato l'hunting, quindi... Ah, qualcuno si sta avvicinando. Un viandante da solo. Lel? Grimnir? Veste un vestito scuro e... Anche un lungo bastone. Sì,
Sembra vecchio dall'aspetto, ma appare in ottima salute. Ti parla in Norse senza accento. Il mio nome è Grimnir e ho camminato molto. Posso fermarmi al vostro fuoco, Tegne? I costumi locali dicono che una richiesta del genere non dovrebbe mai essere negata. Quindi si avvicina al fuoco, che non riesce comunque a illuminargli del tutto il volto. Sembri Norse, Grimnir, da dove vieni? Tossisce. Non sono Norse. Né questa è la mia casa. Vengo da un luogo molto lontano da qui. Credi negli dèi? Certo che credo in loro. Certo che lo fai. E se hai ragione a credere. Gli dèi esistono, non c'è dubbio di questo. La questione è che forma prendono, qual è la natura della loro esistenza. Ci sono alcune storie che sono raccontate dappertutto, ma attraverso tutte le epoche. Queste storie usano alcune figure, personalità che riconosciamo istantaneamente, perché sono costanti dell'esperienza umana. Il viaggiatore misterioso, per esempio. O il virtuoso ma innocente. No, innocente. Ingenuo. Eroe. Troppo buono per sopravvivere a questo mondo. Del tipo completamente vergine. Il più stupido è quello più brutale, eppure leale e onesto guerriero. Eh sì, non possiamo mai dimenticarci del truffaldino. Questi sono gli dèi. Vivono in noi e nelle nostre storie. Sono riflessi del nostro mondo. Hanno potere su di noi perché abbiamo bisogno di loro per dare senso al mondo. È esattamente come dici. Comandante è un'importante figura. Da cultura a cultura, alcune figure come il truffaldino cambiano di poco. Ma quello in capo spesso cambia davvero molto. Come il reggente degli dèi è dipinto, può dirci molto di come una cultura vede il ruolo di un leader. Nella tua tradizione, il padre di tutti non è qualcuno a cui tu puoi affidare. La sua ossessione con la conoscenza, con il potere, lo rendono imprevedibile. A Odino, onore. Un onore non deve mettersi in mezzo all'espandersi del suo potere e nel mantenere la saggezza del suo popolo. Una cultura che valuta l'onore come, cioè, facendo scadere tutto il resto, cosa è interessante, non credi? Cosa possiamo imparare da questo? Che la vera responsabilità di un comandante è il suo popolo. Forse è come dici. Non ti dico che cosa ne penso. Cos'è importante è il significato che tu derivi dalle storie. Lascia che ti aiuti, che questo ti aiuti a decidere dove ti inserisci nel grande piano delle cose. E ti si va a dormire. Quando esci dalla sua tenda al mattino, se n'è andato. La sentinella dice che se n'è allontanato appena prima dell'alba.
Ok, abbiamo guadagnato un sacco di razioni, un sacco di carne, un sacco di medicina. Perché abbiamo consumato 21 erbe. Però adesso con l'espansione, quante erbe curative facciamo a settimana? Perché abbiamo un upgrade. Ah, tra l'altro non mi sono spostato nel campamento. Devo farci un po' l'abitudine. Quanto abbiamo? 8 a settimana. Non è tanto, in realtà. Allora, qua abbiamo un sacco di cose che possiamo prendere. Ah, mi sono incastrata. Aiutatemi, aiutatemi. Io Gunnar. Ok, Gunnar la libera senza problemi. Quattro pelli. Quattro pelli. Quattro pelli. Allora. Cosa che c'è qua? Una cosa di cui non so nulla, quella foresta là. Potrebbe essere interessante esplorarla. No, non ancora. Giusto a sud del Vallo di Adriano. Ma saranno poi tutti stanchi qua. Perché non ci siamo ancora accampati. Più che altro abbiamo speso parecchio tempo a esplorare i dintorni qua. Dopo ci siamo accampati. Speriamo che ci sia un accampamento nel mezzo. Speriamo. Sì. Allora, qua very high food, very bad shelter, high security. Bad shelter, normal shelter, low security. Andiamo su questo, dai. Sì? Entriamo qua, ci riposiamo un attimo. E poi. Andiamo in quella direzione là. Allora, 4 di carne vanno male. Però non posso neanche sacrificare tutti per conservare carne. Abbiamo ancora medicina da dover fare, sì. Pacchetti il tratto, lui conserva e basta. Ma quanto ha di conservare lui? 2, 3 e 3. Per cui non conviene che Tyr, che tu vai a hunting, è solo 2. Ah, perché lui è vero, hunting 4 e hunting 4. Lui è il riparacose. Va bene, no, niente, teniamo così, diamo cibo tutti e boh, andrà male della carne, ma. Ok, sei su una pianura, un grigiore. Sembra di essere più stanco di quando eri vivo. Cosa sta succedendo? Ho dubbio esposto la. Oh! Grimnir. Benvenuto a Helheim. Appaiono parecchie figure che escono fuori dal terreno. Fluttuano pigramente, lontano da te. Inizia a camminare. Seguiamo Grimnir. Dove ci porti Grimnir? Mamma, papà, siete qui? Cosa sta succedendo? Non capisco. Mi dispiace, mi dispiace. Fai una scelta e poi ne fai un'altra. Quando il tuo naso.
La tua paura ti ha portato qui. Grimulfr l'alto. Riempirai questo spazio con i fantasmi degli innocenti. Questo è il prezzo che pagherai per essere ricordato. Grazie per avermi mostrato questo. Ah, si è seduto, sudato. Non c'è nulla se non il vento. Ci va un po' di tempo prima di riuscire ad addormentarti di nuovo. Allora, abbiamo perso parecchia carne. Però abbiamo più razioni. Buono così. Abbiamo parecchie razioni, tra l'altro, per cui potremmo anche decidere di vendere qualcosina. Allora, raccogliamo 10 di legno. Un willow bow. Ah, un arco. Non male. Com'è questo arco, tra l'altro? Scusa, Ketil. No, è peggio. Vabbè, possiamo disfarlo. Andiamo qua. Aspetta un attimo. Occupato? No. È occupato? No. Ok, buono così. Buono così. Niente, io direi che detto questo vi invito a lasciare un mi piace, scrivete se per caso non l'avete già fatto, a lasciare un commento qui sotto, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!